Ciao amici, è tempo di vacanze e tanti di voi mi chiedono come gestire l'alimentazione e i pasti in vacanza. No problem, molto semplice. L'importante in questo periodo di vacanza è sempre avere le proteine con voi. Il quantitativo proteico giornaliero, perché comunque i carboidrati e i grassi si trovano molto più semplicemente. Quindi, per ovviare a questa cosa, la proteina è molto importante. Io, quando vado in vacanza o comunque nel mio weekend, sono sempre molto attenta a portare con me o delle proteine liquide, in questo caso le isofugi liquide, che sono molto buone e dissetanti, 30 grammi di proteine, 0 grassi e 0 carboidrati. Oppure, per chi non vuole portare via le proteine in polvere perché magari sono ingombranti, ci sono queste, che sono le Alphatec, sono proteine idrolizzate del salmone predigerite e quindi, essendo in capsule, sono molto molto semplici da portare con voi. Oppure, che io adoro e quindi non lascio mai a casa neanche quando faccio la vacanza, sono le isofugi. Le isofugi le porto con me travasando la proteina in un tupperware. Portate il quantitativo che vi serve, è molto semplice, non è ingombrante perché non porto via tutto il barattolo. Ed ecco qua, abbiamo le nostre proteine sempre con noi a disposizione in qualsiasi forma, liquida da sorseggiare, in capsule se vogliamo non portarci dietro le proteine in polvere e le proteine in polvere se possiamo shakerarle oppure se vogliamo le possiamo inserire nei nostri alimenti come l'avena o fare delle crepe. Eccoci qua, nostra croce e delizia, qui troviamo dei biscottini, delle brioche, comunque queste cose qui non è detto che non possiamo mangiarle perché siamo in vacanza, però inseriamole una o due volte la settimana, anche se siamo in vacanza. Qui vediamo per esempio dei formaggi, qui vediamo per esempio sì alle marmellate, sì al miele, no sicuramente ai salami, ma sì sicuramente alla fesa di tacchino che è magra. In questo caso la scelta va sulla fesa di tacchino e sicuramente non sul salame. Abbiamo qua invece delle uova strapazzate, delle uova sode. Sicuramente eviterei salsicce e bacon, ma andrei sicuramente a prendere del riso anche e delle uova. Sicuramente più salutari e molto molto consumati anche da noi nel quotidiano i cereali, da abbinare per esempio a della frutta fresca di stagione, al latte o anche agli yogurt. Ci sono anche latte delattosati e yogurt delattosati se siete allergici, quindi non potete mangiare i latticini. Però ricordatevi di andare sempre comunque con una porzione di frutta, che fa sempre molto bene in questa stagione, specialmente se è frutta di stagione. Abbiamo visto come selezionare i cibi giusti durante le vostre vacanze. Mi raccomando, seguite i miei consigli. Questo è quello che farei io. Fatelo anche voi. Stay fit. Un bacio dalla vostra Miss Casoni.